Siamo con il dirigente scolastico dell'Istituto Megali Melito Roccaforte del Greco, dottoressa Concetta Sinicropi. Nel corso dell'incontro lei ha tenuto un discorso molto bello, un omaggio alla donna, una donna che deve crescere con equilibrio, serietà e responsabilità. Sì, il mio intervento è stato voluto dal CIF. E mi pregio di essere venuta qua perché quando posso voglio offrire un contributo modesto sulla base della mia esperienza e sulla base anche del lavoro che svolgo. Il tema era quello dello stalking, quindi io ho espresso qualche mia opinione per quanto riguarda questo fenomeno che purtroppo si riscontra nella società odierna e la scuola non può rimanere sorda a queste esigenze della società. Pertanto la scuola non deve impartire solo istruzione, ma deve curarsi della formazione dell'alunno. E i giovani hanno bisogno di avere attenzioni particolari, soprattutto sullo sviluppo dell'affettività e del controllo delle emozioni. La famiglia è un'agenzia educativa molto importante, un punto fondamentale per lo sviluppo. La famiglia è importantissima, è la culla della prima formazione, per cui ritengo che genitori non si nasce, genitori si diventa e bisogna comunque essere molto più responsabili, anche perché i bisogni di oggi sono diversi rispetto a quelli di un tempo. Magari i ragazzi di oggi, i bambini, non hanno bisogno di cose materiali. Una volta ecco, bastava offrire da mangiare oppure guidarli verso i principi fondamentali. Oggi invece bisogna avere uno sguardo più lungimirante perché i pericoli si annidano ovunque e quindi bisogna accompagnare i ragazzi verso la strada della formazione. Sicuramente la famiglia svolge un ruolo importantissimo perché è l'agenzia formativa che insieme alla scuola e alle altre istituzioni deve portare avanti un progetto comune e coerente per una equilibrata formazione e uno sviluppo corretto della personalità dei ragazzi. Dunque famiglia e scuola insieme per la formazione dei futuri uomini e donne in equilibrio e soprattutto nel rispetto della dignità umana. Questo è stato essenzialmente il significato di questo convegno, avere appunto il rispetto del diritto alla felicità e di vivere il proprio amore con equilibrio. Sì. Sì, scuola e famiglia devono camminare di pari passo, la famiglia deve acquisire maggiore fiducia nelle istituzioni e anche nella scuola.